Andrew Gravion, allora un momento finalmente di nuovo tranquillo, felice per il Pescara dopo la vittoria col Carpi, non avete subito gol, Andrew Gravion ormai non fa più notizia, è sempre il migliore di questa squadra. No, beh, il migliore no, è certo che proviamo tutti a fare più o meno una buona partita e proviamo a fare tutti i risultati, è certo che con la volea che abbiamo adesso e con le vittorie che stanno arrivando speriamo di continuare così a far bene. Lunedì ci aspetta una partita importante e pure quella là dobbiamo vincerla. Ti aspettavi anche tu personalmente un rendimento così alto in questa stagione? Sinceramente un rendimento così non me l'aspettavo, però inizio stagione ho detto devo provare a lavorare meglio e a fare una stagione buonissima perché mi può servire per il mio futuro. A chi ti senti di dire grazie, di ringraziare per questo momento per te davvero molto favorevole? Ma io ringrazio già per primo il mister e tutti quelli che mi sono stato vicini, la mia famiglia, i miei amici, i miei compagni di squadra e pure la società del Benevento, dell'Inter che mi sono tutti stati vicini e spero di andare avanti così. A proposito di Inter, non è un mistero che la società nerazzurra stia pensando a Gravion, tra poco si aprirà il mercato, c'è anche la possibilità che Gravion possa essere ceduto, ma restare a Pescara fino a giugno, hai saputo qualcosa, il tuo procuratore ti ha detto qualcosa? Ma io queste cose non le gestisco e per il momento non mi interessa. Queste cose le gestisce il mio procuratore e io mi devo occupare di fare una stagione buona e di fare le partite che arrivano. Quindi a gennaio il mio procuratore parlerà con la società e basta. Io sinceramente di queste cose qua non mi preoccupo. Allora parliamo un attimo di questa gara di lunedì a Verona. Incontrerete una squadra che nell'ultimo turno ha vinto a Benevento. Una squadra ostica sul proprio campo, però il Pescara vuole far valere la sua forza. No, io come dico sempre non abbiamo paura di nessuno, lunedì è certo che è una gara molto difficile, noi dobbiamo andare in campo con l'atteggiamento giusto e con la voglia di vincere, poi lunedì al 95esimo vedremo il risultato. Saranno di fronte giocatori che in attacco può contare il Verona, come Lì, come Di Carmine, c'è anche Pazzini che sta giocando poco però è un giocatore molto esperto, ci sarà probabilmente molto lavoro per voi nelle retrovie. No, io sinceramente può pure giocare CR7 davanti a noi, noi non abbiamo paura, noi facciamo le nostre partite e pensiamo a noi, pensiamo a vincere la partita.